Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo al sabato del Gran Premio d'Austria. Lo possiamo dire che è un sabato di Gran Premio perché, come l'ha ben battezzato il nostro Candido Antonio Ghini, che saluto, ciao Antonio, oggi pomeriggio ci vivremo la garetta e quindi siamo già in una situazione dove le qualifiche sono andate. Adesso poi cercheremo anche di analizzare cosa è successo. Ma l'Austria sembra essere un po' un crocevia di varie situazioni. Direi prima ancora di essere un crocevia, questo è un weekend da 34 punti, che non è banale, quindi c'è un bottino grosso potenziale per chi vincesse tutto, compreso il giro veloce. E nella previsione che avevamo fatto poche settimane fa, questo mese, questi quattro Gran Premi prima della pausa di agosto, sono cruciali per capire quale sia il reale, io direi il destino del mondiale, no, ma cosa succederà e cosa ne sarà della Ferrari? Perché se vogliamo essere severi, possiamo dire che Silverstone è stata simile a Monaco, non uguale perché la Ferrari ha vinto, per carità di Dio, ma ha vinto Sainz. Mentre Leclerc ha fatto due volte un quarto posto che tra l'altro Binotto per cercare di lodarlo, lo ha detto meritato, e che suona quasi come un paradosso, perché in realtà ciò che era meritato sarebbe stato il primo posto, ma soprattutto questi quattro Gran Premi che bilancio avranno per la Ferrari. Allora, devo dire, ieri ancora una volta si è visto come la Ferrari, sia con Leclerc che con Sainz, sia ipercompetitiva. Tra l'altro, Verstappen sembrava quasi perdente, ha faticato sia nella Q1 che nella Q2 ed è riuscito a fare un colpo magistrale, non tanto nella Q3, ma nel terzo, nell'ultimo tratto della Q3, ribaltando una griglia che avrebbe potuto essere una griglia con due Ferrari davanti, e quello avrebbe avuto un senso. Questo bilancio ricorda quello che diceva uno dei nostri appassionati che ci seguono, di questa beffa, di questo assurdo della pena di Sisifo, che porta il masso fino in cima e poi gli ritorna sempre giù. E ancora una volta Leclerc aveva portato fino in cima, fino all'ultimo gradino del podio, il masso della vittoria a Silverstone, e poi rum, gli è rotolato giù anche questa volta. Allora, questo è inquietante, perché se queste quattro gare devono davvero far capire quale sia il destino della Ferrari nel 2022, bisogna che il masso prima o poi stia su, perché altrimenti diventa anche psicologicamente difficile, perché ci sono due modi per reagire a questo ripetersi delle sofferenze. Uno è rassegnarsi, e questo non è una cosa che Leclerc possa fare, e non lo fa, lo abbiamo visto. L'altra è di perdere la fiducia in una squadra che era stata costruita quasi per lui, e che oggi, anche se ci sono viaggi a Monaco per rappacificazioni o per chiarimenti, se tutto va bene, c'è serenità e così via, nel momento in cui la squadra ha un pilota, parlo di Sainz, che dice voglio vincere ancora e presto, in un momento così delicato per il mondiale, si capisce che non c'è quell'amalgama che dovrebbe realmente esserci. Io prenderei un esempio che mi sembra molto interessante in questo momento, che è quello dell'Aprilia e di quello che è riuscito a fare Rivola, di una squadra che era proprio il piccolo Davide contro il Golia del motomondiale, che si trova adesso nel punteggio dei costruttori addirittura prima, e che è riuscita con l'armonia non solo a dare ad Aleix Spargarò un ruolo costante di protagonista, ma ha recuperato quel Vignales che sembrava irrecuperabile. Allora, lo spirito, cito questo per dire com'è importante lo spirito di squadra. Vediamo, lasciamo le moto, lasciamo l'Aprilia, facciamo
i complimenti a loro e a Rivola in particolare, che è amico tuo e amico mio e che conosciamo, perché lui è come è in pista anche nella vita, è una persona decisa ma serena, positiva, sorridente, e questo aiuta. Qual è lo scenario delle squadre in Formula 1 oggi? Da una parte c'è la forza teutonica della Mercedes, questa convinzione di riuscire comunque a farcela. Una cosa, la sensazione che ieri è sfasciamo tutto, e oggi ieri devo dire ci sono proprio riusciti. Due macchine tuonate contro le protezioni. E tra l'altro, questo mi incuriosisce il tuo commento, ma sono state due uscite un po' anomale, particolarmente quella di Hamilton, cioè con questa macchina che parte improvvisamente in un punto in cui io a memoria mia non ho mai visto partire un'automobile. Evidentemente i famosi tentativi di bilanciamento, assetto basso, pista liscia, eccetera, eccetera, hanno, nel momento in cui c'è un qualche asperità del terreno che interviene, hanno una reazione che è superiore a quello che si immagina. Comunque, non so come tu hai interpretato queste due. Io, Antonio, ho avuto la sensazione ieri che subito dopo aver sbattuto, Hamilton ha chiesto in che posizione eravamo, che è secondo me chiarificatrice dello spirito con cui Lewis è andato in pista. Non accontentarsi di una posizione, ma mentalmente sentirsi di poter provare l'impresa e provare a puntare a una pole position. Quindi spaccare quel numero 103 che lo sta condannando tanto nelle pole che nelle vittorie, e che è un orologio bloccato che non va avanti. Quindi io, se ti devo dare la sensazione, è che la macchina continua ad avere i suoi limiti, è cresciuta, ha provato a overguidare il campione. Allo stesso modo lo ha fatto Russell, che non ha paura, non ha timori riverenziali, e quindi ogni volta, l'abbiamo già detto più di una volta, cerca di lucrare il massimo del potenziale andando anche oltre il massimo della macchina. Stavolta c'è stato proprio l'incrocio dei due che hanno dato tutto e le hanno sbattute entrambi. E le hanno sbattute entrambi, e Russell oltretutto è rassicurato, uso un termine un po' esagerato, dall'uscita di Hamilton, poteva essere lui quello che portava la Mercedes in alto, e alla fine è proprio all'ultima curva se n'è andato. Comunque, diciamo, dal punto di vista della squadra, parlavamo delle squadre, la Mercedes ha questa solidità e questa certezza di riuscire, lo sta in parte dimostrando, in parte no. Comunque abbiamo visto quest'anno che ha una determinazione di squadra proprio che porta a questo. Dall'altra parte, la Red Bull ha intanto l'obiettivo della perfezione, loro devono essere perfetti in tutto. Poi l'insolenza di chi è stato il piccolo Davide ed è diventato un Golia, e l'insolenza di chi non ha paura a mettere tutto lo sforzo e tutta l'attenzione sul pilota di punta Verstappen, tanto che Perez, che era diventato velocissimo con la macchina che finalmente riconosceva, sta subendo la difficoltà data da una modifica di assetto della vettura fatta a favore di Verstappen per conquistare il mondiale. Questo è lo scenario che si trova di fronte alla Ferrari. Allora, qual è la situazione della squadra Ferrari? Intanto io credo che noi dobbiamo ragionare in questo caso in termini storici, vale a dire, intanto la Ferrari ha il peso sulle spalle di una grande storia, di una reputazione che la collega strettamente a tutto quello che è l'avventura della Formula 1 dagli anni 50. Ha avuto prima il grande vecchio, perché Enzo Ferrari è stato vecchio anche quando era giovane, il grande vecchio che decideva lui con la forza, la determinazione, quando necessario il cinismo. Tutti noi ricordiamo come lui, immediatamente dopo l'incidente di Lauda al Nürburgring, quando non si sapeva ancora se sarebbe sopravvissuto o meno, fece prendere contatto con Reutemann per sostituirlo.
che era una scelta assolutamente comprensibile per un responsabile di un team, però dimostra come lui fosse padrone di tutto e superasse tutti quelli che sono gli ostacoli, anche magari perbenistici, per pensare al risultato. Poi c'è stata un'altra era, prendiamo quella di Todd, quella della ferocia, cioè Jean Todd era feroce, lui nei confronti della squadra, dei suoi, aveva degli atteggiamenti difficilmente commentabili se non li si fossero visti. C'erano ingegneri che dormivano in ufficio per paura delle sue ronde notturne per vedere chi stesse lavorando e chi non stesse lavorando, ma bisognava fare così, bisognava fermare Barrichello che stava vincendo la sua gara perché Schumacher avrebbe dovuto arrivargli davanti, e quindi quel periodo è stato un periodo di terrore volto con totale determinazione al risultato. Poi c'è stato un periodo invece in cui c'è stata un po' la presunzione di poter avere lo stesso approccio senza avere il sistema sotto controllo. Adesso c'è, a mio avviso, nella squadra un bisogno di decisione, cioè vedere, e questo me lo facevi notare tu quando ci siamo telefonati un paio di giorni fa, vedere Benedetto Vigna che è a Silverstone, che partecipa alla foto della vittoria di Sainz, ma che non dice niente, cioè lasciare tutto sempre e solo a Binotto, parlando di cose che si ripetono uguali ogni weekend, cioè il circo della Formula 1, come è stato chiamato e come si sta dimostrando essere, è che arrivi il giovedì, adesso rifai le conferenze stampa, venerdì fai le qualifiche oppure le prove, e poi, perché se c'è la garetta fai le qualifiche, fai le prove, eccetera, poi la gara la domenica, e ogni volta si parte da zero. In queste condizioni, che le cose vadano bene o male, che parli sempre uno solo, che è tra l'altro il responsabile della squadra, quindi che ha un perimetro di comunicazione che è limitato alla sua attività e a quella dei suoi piloti, e che l'azienda non dia un supporto, questo a mio avviso oggi è un punto sul quale la Ferrari potrebbe lavorare di più, perché io credo, non so se sbaglio e non so se faccio bene a dire quello che dico, che un intervento di Vigna con i media internazionali, ricordo molto bene cosa succedeva quando arrivava Montezemolo in pista, tutti i media del mondo che erano lì arrivavano a sentire, a capire e ad annusare quella che era l'aria vera dell'azienda, non quella formale di chi deve comunicare perché comunque ha un ruolo, ma quella dell'anima dell'azienda. Beh, questo ci vorrebbe oggi. Lo stesso valeva anche con Marchionne, perché c'era stato un passaggio di testimone in questo senso che era efficace allo stesso modo. È vero, in un modo diverso, con una diversa passione, ma comunque bisogna dire… Ma io parlo della capacità di saper comunicare in pista… Nel momento in cui qualcosa giusto, sta succedendo. Nel momento giusto, perché è lì che pom, allora tutto prende forma, altrimenti si svolazza da un punto all'altro, si pettegola, ho sentito, quello ha detto, l'altro ha fatto. No, bam, questa è la cosa. Quindi speriamo che… Posso darti però una mia sensazione? Dai. La settimana è stata lunghissima. Le polemiche sono state non roventi, roventissime, perché ho visto partire petizioni via web per la cacciata di Rueda, per la cacciata di Binotto, quindi reazioni anche sconclusionate. Ho visto posizioni dei colleghi sulle testate più prestigiose molto diverse, chi ha celebrato la vittoria di Sainz e quindi la vittoria di Ferrari, chi invece è andato nella direzione del sopruso nei confronti di Leclerc. Però ogni giorno che passava il bombardamento fuori, i tamburi continuavano a rullare,
ma ho avuto la sensazione, parlando un po' con la gente dentro Maranello, che fosse già un qualcosa di passato. Cioè, la stessa visita inusuale di Binotto a Monaco per parlare col pilota e riallacciare un filo prima di andare in pista, a me l'hanno poi raccontata come una cosa che in realtà Binotto non è la prima volta che ha fatto, non è un unicum, per cui lo si può ricucire come se l'azienda, quindi i vertici che non parlano, in realtà gli hanno dato un segnale, vai a parlare e ricuci. Può darsi che non sia neanche così, però la sensazione che ho visto dopo il venerdì in pista è di una grande solidità di questa squadra, perché se guardi il risultato, Verstappen aveva un treno di gomme nuove, Leclerc di nuovo, Paolino Paperino non ce l'aveva per le cannonate che hanno tirato i signori della Mercedes, quindi era in una situazione di inferiorità tecnica e se l'è giocata al gioco dei millesimi. Quindi Sainz, che vuole far vedere che c'è, non ha preso un decimo. Cioè, una Ferrari che vedo molto solida, la Red Bull che copia un po' di soluzioni del fondo della Ferrari a metà della stagione, vuol dire che il cammino dello sviluppo della macchina è nella direzione giusta. Una Red Bull che di solito allunga durante il campionato, per paura di avere problemi di affidabilità, apre delle finestre di raffreddamento, degli sfoghi di aria calda e perde efficienza aerodinamica su una pista dove invece l'efficienza conta tantissimo. Molto. Sono piccoli, grandi segnali, però, che danno la sensazione di quanto Maranello sia in grado di reggere il gioco con i cinici. E adesso, lasciami usare il termine, bisogna tirare fuori le palle. Ma è qui il punto, è proprio, cioè, paradossalmente, quello che tu hai detto e che condivido pienamente è la parte più dolorosa di questa storia, cioè sono io ho messo questa maglietta, no? Allora, qui c'è un orso. C'è un orso. Un orso che è il fast food, no? È un orso che insegue uno in bicicletta che scappa. Allora, qui dobbiamo capire da come si presentano le cose. Mi sembra che sia molto più l'orso oggi la Ferrari che corre dietro a un Verstappen che può essere mangiato. Però se quell'altro pedala più veloce, l'orso è fregato. E se l'orso invece di mandare avanti le due gambe prima e poi le altre due, giustamente le manda avanti sbagliate, buonanotte a prendere la preda. Ecco, la forza che ha la Ferrari dall'inizio della stagione, cioè io penso che la frustrazione, la mia, io parlo della mia, ma sono abituato, tutti dicono che è sbagliato, ma sono abituato a pensare che se provi certi sentimenti non sei l'unico a provarli, devono essere i sentimenti in qualche maniera condivisi. E la frustrazione è aver visto una Ferrari magnifica fin da inizio anno che continua a fare il gioco di Sisifo, soprattutto nei confronti di un Leclerc che avrebbe meritato, per quello che ha fatto in questi anni e per quello che ha fatto all'inizio stagione, una maggior chiarezza nel dire: bene, siete in due, non ci sono ordini scuderia, ma noi dobbiamo mirare al mondiale, quindi possono arrivare certi ordini di scuderia se è necessario, e così andiamo avanti. Anche le dichiarazioni che vengono fatte, devono, sia quelle buoniste di tutto bene, noi siamo tutti affiatati eccetera eccetera, che quelle giustamente ambiziose, fanno sì che questo ambiente coeso e straordinariamente efficiente sul piano di quelle che sono le cose che vengono portate in pista abbia però questa patina di unione che poi non si traduce in risultati, e questo è il momento in cui qualcuno ha detto bisogna tirare fuori le palle. La cosa corretta che è giusto dire a chi ci segue è che sicuramente la pista del Red Bull Ring è la più dura delle tre
che ancora attendono prima della sosta estiva, per quelle che sono le caratteristiche di macchine e di squadra. Questo è giusto dirlo, anche se sono curioso di domandarti, Antonio, tu che approccio avresti nella garetta di oggi pomeriggio? Perché vai ad acchiappare i punti e prendi dei rischi e metti in difficoltà anche la gara della domenica, o ti attesti al meglio che puoi raccogliere sabato per cercare di cucire domenica? Perché qui appunto le gare vanno avanti, la stagione procede ed è tutto vantaggio di Max Verstappen, ma sì, dai, mettiamolo nella condizione di essere quello sulla tua maglietta che sta pedalando sulla bicicletta. Ma dopo la partenza, perché io ho sempre osteggiato la garetta? Perché, come tutti quelli che seguono l'automobilismo da sempre, so che il pronti via, il primo giro è una trappola pesante. Lo era l'anno scorso, dove andavi a prendere 3 punti e ti guadagnavi la griglia di partenza. Lo è anche quest'anno, abbiamo visto cosa è successo a Silverstone, che tra l'altro i danneggiati, i Albon e il nostro Zhou, sono stati centrati da altri, cioè quindi non avevano, se loro, come probabilmente, anzi come è stato, perché Albon vedendo cosa succedeva ha rallentato ed è stato tamponato, mentre Zhou è stato centrato da Russell, l'essere prudenti in una situazione del genere può diventare quasi un rischio, vale a dire bisogna sperare che al pronti via non succedano carambole di questo tipo, perché effettivamente possono essere molto dolorose per quello che è la gara della domenica, se rimani fermo lì o soprattutto se danneggi seriamente la macchina. Quindi io direi, e credo che sia il briefing che danno tutti, meno ad Alonso, che invece Alonso lui parte come vuole, di stare attenti a non... E poi sai, quando ti trovi Magnussen e Mick così avanti, ma vuoi dire che quei due lì il desiderio di stare davanti all'altro non ce l'abbiano? Cioè la miscela esplosiva di una garetta è esattamente la stessa che c'è per una gara vera, quindi oggi pomeriggio bisogna che portino a casa le macchine, e domani potranno puntare su un vero Gran Premio, perché il vero Gran Premio lo vediamo ogni volta quando sembra che tutto sia stabilito, poi boom, salta fuori il colpo di teatro che può mescolare le carte. Ecco, io sulla garetta di oggi effettivamente qualche piccola inquietudine l'avrei se fossi uno di quelli che sono seduti dentro quelle macchine lì, o uno di quelli che sono nel box che alla sera le devono rimettere in pista per il giorno dopo. Ecco, tu come misuri il fatto che il venerdì del Red Bull Ring c'era già il pieno pienone, a Silverstone al venerdì c'era il pieno pienone? Cosa sta succedendo alla Formula 1? Perché fino a ieri l'altro era la MotoGP, no? Il campionato di riferimento dello spettacolo. Adesso la MotoGP sta subendo una decadenza, è proprio la parola più corretta per definirla, e non è legata solo all'uscita di Valentino Rossi, mentre c'è una Formula 1 che polarizza l'attenzione dei grandi VIP, che per essere importanti bisogna essere nella griglia di partenza di un Gran Premio di Formula 1. È questo. Il fatto che sia un campionato del mondo vero, perché adesso è davvero un campionato del mondo, in tante diverse nazioni, in diversi continenti, che sia uno spettacolo che va oltre l'evento sportivo, cioè ci sia questa presenza della televisione, questa presenza della comunicazione, questo glamour dal dire io c'ero. Ma quindi il grande pubblico vuole più cinema di quella che è la corsa in sé? No, però vuole un grande spettacolo.
spettacolo. Quando, è come quando uno va a teatro, va a, se c'è un grande spettacolo, poi magari ti è piaciuto fino a un certo punto, però c'eri, hai assistito a qualcosa che ti ha sorpreso, stupefacente. Poi teniamo conto che in certi casi, questo per esempio, il fatto che ci sia nei mesi di vacanza può anche facilitare trasferte di, non so quanti sono, 50.000 olandesi, quanti sono, non ho idea. Ah beh, le tribune erano piene, erano incredibilmente piene. Quindi evidentemente questo facilita anche sul piano logistico, ma è vero che l'automobilismo oggi, ed è per quello che bisogna tifare per un ritorno anche della Mercedes, che l'automobilismo oggi richiama l'attenzione di persone così diverse, di paesi così diversi e di campioni tutti straordinariamente interessanti da seguire. A questo proposito io farei un appello ai nostri corrispondenti cinese e giapponese per dirci quali sono le reazioni che ci sono in Cina e in Giappone sui due loro piloti, perché sono sicuro che l'incidente di Zhou a Silverstone, tra l'altro ho letto con interesse e con una certa angoscia, se vogliamo, pensandomi nel loro ruolo, che tutta la famiglia fosse lì, che di questo ragazzo non ci fossero immagini, che per tanto tempo non si sia capito, anche se per fortuna i primi segnali subito hanno lasciato intendere che non c'era un dramma in corso. Però se sei la mamma, il papà, il fratello, la sorella, eccetera, eccetera. Quindi questo sicuramente in Cina ha dato un'attenzione ancora superiore a quello che un loro pilota sia impegnato nel mondiale. Dall'altra, il giapponesino che ha bisogno dello psicologo, e anche questo fatto che questi piloti, perché anche Norris, perché lo stesso Russell, abbiano bisogno di essere supportati nello stress continuo che si unisce, perché per noi lo stress è quello del paddock, ma loro nel paddock ci arrivano, ci sono prima di fare prove gara o ci arrivano dopo le gare, quindi ne hanno ben due di stress e molto diversi. Ecco, tutto questo deve far capire e pensare, e ritorno, poi non ne parlo più, alle dichiarazioni aziendali, qui va tutto bene, siamo tutti amici, eccetera, eccetera. La mia analisi delle cose tende sempre a considerare quello che le persone che sono lì, sia che siano piloti, sia che siano protagonisti in altri ruoli, provano dentro loro stesse, quello che si portano a letto quando aspettano di addormentarsi, cosa che forse nell'automobilismo è anche superiore a quello che succede nel motociclismo, perché il motociclismo ha questa componente un po' guascona del fatto ci divertiamo, ci siamo divertiti, cioè i motociclisti sono matti fin da subito, i piloti diventano matti progressivamente, partono che devono essere degli scolaretti disciplinati e poi diventano matti nel senso che rischiano, come ha fatto Hamilton ieri, pur essendo multicampione del mondo, per cercare di aggrapparsi a una pole, oppure combattono anche per un quindicesimo posto, perché sono i motociclisti, andiamo a divertirci, corrono, si divertono, poi vanno alla cava, poi si rompono facendo le stupidaggini e le finte gare. Quindi il pubblico, per concludere il discorso sulla domanda che mi hai fatto, della MotoGP è più un pubblico di appassionati scatenati che arrivano spessissimo in moto, infatti grandi parcheggi pieni di moto alle gare, e chi li segue in televisione, perché io credo che quelli non diminuiscano sulle piste, ci vanno lo stesso, mentre forse le televisioni e lo spettacolo hanno bisogno di protagonisti, di campioni, di nomi, e il fatto che Valentino se ne sia andato, che Marquez non torni più fino al prossimo anno, fa sì che anche un campione straordinario come
il francese, come si chiama? Quartararo. Quartararo. E poi che c'hanno, straordinario. Ci hanno tirato le orecchie, perché siccome è siciliano di origine, sarebbe da dire Quartararo. Ma i francesi, io quando lavoravo per i francesi ero Ghini, ed ero Ghini, loro ti accentano sempre l'ultima parola, l'ultima lettera, l'ultima sillaba. Senti. No, quello che stai dicendo è esemplificativo di quello che sta succedendo alla McLaren, una squadra che sembrava lanciatissima verso il quarto posto, quindi essere la prima di quegli altri dopo i tre top team, e invece è una squadra che sta rotolando in un problema dopo quell'altro, perché c'è la crisi di Ricciardo che non riesce a venire fuori dai suoi problemi, c'è entrato anche Lando Norris. Si rompe il motore, un motore appena montato, è ovvio che non è colpa della Mercedes, della McLaren, è un motore Mercedes fresco, però si è rotto. E in contrapposizione guardiamo e c'è un Alpine con i due tignoni, così li definirei, sia Alonso che Ocon, perché Ocon, lasciami fare una considerazione, domenica scorsa ha scatenato quella safety car che si poteva benissimo evitare, e sono certo che Alonso ha chiamato il box dicendo fatelo fermare dove può essere utile, che può esserci un'opportunità, cosa che è successa e cosa che la direzione gara avrebbe dovuto in qualche modo sanzionare, di modo che questo pensiero limite, ma è tipico della Formula 1, cioè lucrare ogni opzione che si apre, venisse in qualche modo bloccato. Loro tra l'altro hanno tutte le registrazioni, per cui se questo fosse avvenuto e fosse stato detto, ma è più probabile che ci siano dei codici o degli accordi. No, ma non penso che Fernando avesse occhio per capire esattamente cosa sta succedendo, ma il muretto sicuramente ha preso l'occasione al balzo e ha capito che poteva esserci il rientro di Fernando verso il quarto posto. E che era un'opportunità vera, perché non si trattava di qualcosa di lontanissimo da come si è messa la gara. Quindi, loro, devo dire che guardando le squadre da inizio anno, una Alpine che ci lasciava qualche dubbio, perché sembrava che lo sviluppo della macchina fosse uno sviluppo basato su un certo conservatorismo, seppure con un regolamento nuovo, che i piloti alla fine invece credendoci ha avuto ben più risultati di quello che sta avendo non solo McLaren, al di là di qualche raro sprazzo, abbiamo visto a Silverstone che è riuscita comunque a stare in partita, ma e anche Aston Martin che non riesce a venire fuori dal pantano. Seconda macchina, sì, ha un bel passo gara, ma se parti ultimo, cioè si può avere Vettel ultimo, ma mamma mia, insomma, quindi questo però deve farci capire quanto è difficile questo mondo. Guardiamo anche i distacchi che hanno nelle qualifiche, sono distacchi che non ci sono, sono entità effimere. E quindi anche se tu sei lì a un secondo, sei perso in fondo alla griglia, e questo è una cosa sorprendente da un certo punto di vista, e che deve essere tenuta in considerazione nel giudicare le cose e nel capire che, siccome ogni dettaglio è fondamentale, ogni dettaglio deve essere tenuto bene in mente e non trascurato. Antonio, c'è stato un meeting importante, si sono riuniti in un castello fuori dalla pista, si sono incavolati team principal perché il presidente Ben Sulayem ha indetto la riunione fuori dalla pista, ma non per i 12 chilometri, per il tempo perso, perché la riunione doveva iniziare alle 11:30, e c'era una situazione che all'1:30 ci sarebbero state le uniche prove libere. Ci si aspettava
novità importanti, poi è venuto fuori un po' il topolino. Sì, il topolino. Allora, mi sembra che sull'inflazione siano arrivati là dove potevano e c'erano già, cioè non hanno di fatto deciso nulla in più di quello che era già previsto, se ho ben capito. Sì, però c'era un'opposizione fortissima di quelli che non volevano far muovere di un centesimo tutto quello che è il vincolo della Formula 1. Io ti lancio un segnale provocazione, non ti dico la fonte, perché è molto in alto nel mondo della Formula 1, ma ha lasciato intendere che se non ci fosse stato l'accordo ad allargare un po' le maglie, il sentito dire del paddock, e non è detto che avvenga ancora in futuro, è che magari i tre grandi che si stanno litigando su tutto per le regole, poi analizzeremo anche la storia dei fondi che flettono e che non flettono, ma si sarebbero potuti sedere a un tavolo e decidere di far esplodere il budget cap, come abbiamo detto la scorsa settimana, tutti e tre insieme, e a quel punto la FIA si sarebbe trovata nella condizione di eventualmente dover cacciare i primi tre classificati nel mondiale, che da un punto di vista di quell'immagine che tu hai mirabilmente costruito all'inizio della chiacchierata era come tirare una gran bordata e far saltare tutto. Beh, è che la storia si ripete. Quante volte è già successo? Quando era stato deciso di fare il campionato alternativo, vanno tutti in Australia a correre, meno la Ferrari, meno che... poi sempre le cose si sono ricomposte. Essendo una cosa gestibile, doveva essere gestita. Tutti i drammi, non voglio fare nessuna allusione ai fatti che stanno turbando le nostre vite in questo momento, ma più vengono portati avanti, più sono complicati da sistemare. E meno male che hanno trovato questa soluzione, che è una soluzione, devo dire, in un certo senso, nella quale i tre grandi rinunciano perché avevano ambizioni ben maggiori. Secondo te il fatto che se ne parli può portare a un patto, non so, del dollaro, chiamiamolo come vogliamo? Il patto della pole position, quello. Ma bisognerebbe che certe, cioè tutto il sistema Formula 1, lo abbiamo visto, lo vediamo, si è così perfezionato e così complicato da far sì che una maggior partecipazione alle decisioni e una maggior concretezza nel prenderle aiuterebbe, perché quello che mi sorprende oggi è che il regolamento dei motori 2026, tutti aspettavano per entro giugno, se ne parli, ma forse a settembre, cioè, no, perché è in gioco l'ingresso del gruppo Volkswagen e la Porsche, l'Audi, loro sicuramente spingeranno in una direzione, gli altri spingono nell'altra, però queste cose più si trascinano, più creano possibilità di incrinature che poi minano la qualità del sistema, e questo è ciò che devono riuscire a evitare, al di là del castello. Poi aggiungo un aspetto, che Sebastian Vettel, in quanto innovatore, per certi versi può essere anche discutibile per certi atteggiamenti che sono diventati molto estremi, però mettendo la benzina verdissima, la eco benzina sulla Williams degli anni 90, ha dato una dimostrazione, come tu hai detto nella puntata scorsa, di quanto si possa passare da un regime di combustibile a un altro senza avere nessun danno. Questo facendoci ragionare che forse tutto sto cinema orientato al 26 per introdurre la benzina zero emissioni fossili. Sì. È forse una chiacchiera che si potrebbe clamorosamente anticipare. Ma
questo è un discorso che ogni volta tocchiamo un po' fugacemente. La verità è che nessuno, e questo è un merito che Vettel ha sicuramente, nessuno avrebbe avuto il coraggio di dire: questa Formula 1 ne hanno venduta una uguale, ma non quella campione del mondo, all'asta di Monte Carlo, se ben ricordo, a 3 milioni, che uno possa decidere, avendo pagato 3 milioni, di decidere di mettere in quel motore l'e-fuel al posto del carburante che era stato utilizzato ai tempi. Vettel ha avuto il coraggio di farlo, perché è vero, provato scientificamente, che c'è un'equivalenza assoluta tra i carburanti di origine fossile e il carburante liquido ricavato dall'idrogeno. Riescono a correggere in termini di capacità di ottani e di contenuti termici, chimici tali da avere lo stesso risultato. Morale, lui ha fatto i suoi 3 giri, boom, mette in moto la macchina, l'ha fatta. Quindi quello che tu dici è sacrosanto, cioè paradossalmente potrebbe essere deciso che dal 2023 non bisogna, dovrebbero avere i quantitativi adeguati di carburante, ma dal 2023 la Porsche Cup correrà con quel carburante lì. Quindi se lo fa la Porsche Cup potrebbe farlo anche la Formula 1, la Porsche se la produce direttamente in Cile. Aramco lo produce in Arabia Saudita, quindi questo l'e-fuel ci sarebbe già e sarebbe un grande segno. Quindi è vero quello che tu dici, stiamo aspettando questi nuovi motori, ma cos'è? Potremmo metterli in questi, poi se vogliamo dei motori un po' meno costosi e riduciamo un po' le tecnologie che non hanno una opportunità di essere destinate in un domani alla produzione, ma questo si può anche fare. Ma dal punto di vista del messaggio che la Formula 1 può dare dell'automobile, questo potrebbe partire anche subito. Siamo arrivati in fondo, i prossimi punti che sono rimasti nel tuo taccuino verranno affrontati la prossima settimana, caro Candido. Io ti ringrazio di aver partecipato a questa puntata, so che sei ancora in vacanza, ma puntualissimo. Ultimo puntualissimo giorno. Partecipi a quelle che sono le nostre chiacchierate. Ringraziamo i nostri amici che ci hanno seguito come sempre fino a questo punto e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao, ciao, ciao. A sabato e buona garetta. Me l'aspettavo.